No, ma che brutta cosa. Aia. Vulvia. Vulvia, no. Questo non ci voleva. È stato un colpo basso perché ha oscurato tutte le altre ragazze. Buonasera. Ciao, Vulvia. No, vabbè. Vulvia. Scusate i peli. Con la coscia pelosa, le calze coprenti. Arte, cultura, scienze e misteri. Tutto questo è Rieducation al Channel. Mortacci. Lo sapevate? La temperatura del sole raggiunge anche 50.000 gradi, ma il caldo percepito arriva anche a 65. Zombie! C'è stato veramente il caso di un morto che cammina? Sembra di sì, ma andava veramente piano. Veramente piano, cioè dovevi proprio farci caso te che camminava. Già manco tutto stappidito. Polifemo! Il mitico mostro delle storie greche, Polifemo, sarebbe esistito davvero? Sì, ma non è vero che c'ha un occhio solo e non è vero che era così alto. Ma ci fa fatica. E allora perché? Perché tirava i pietroni, manco delle pietre normalissime. Poi solo una volta l'ha tirata e tutti a dire mostro, sguercio. Perché? Perché ti ha preso con la pietra, deve essere sguercio. Ma quei greci sono fatti così, gli piace di esagerare, pure coi bilanci. Polifemo! Alla fine Polifemo era un signore, non aveva neanche un occhio solo. Indù! Lo sapevate? Tanti secoli fa, prima di rappresentare un popolo e una religione, la parola indù era solo l'abbreviazione di indubbiamente, che per loro però era una parola un po' lunga, cioè stanno arrivando i monzoni, indù, sono monzoni, capito? Parole che significavano tutt'altro su Rieducation Channel. Hanno tutti qualcosa in bocca. I geoglifi. No, i geoglifi no. I giganteschi disegni visibili solo dall'alto erano un modo per comunicare con gli alieni, ma anche la scusa per incredibili volgarità. Geoglifi. Poi dice, perché gli UFO non prendono contatto? Beh, stanno parati. Stanno parati. Comunque, molti UFI risulta che hanno la forma di buti. Su Rieducation al Channel. Mammutones. Ma sono veramente nativi della Sardegna? Qualcuno li ha spinti a attraversare? Spingitori di mammutones, sempre. Risata! Risata! Risata!